SIGEP 2019, ci troviamo allo stand della Lavazza e siamo con il maestro Ernest Klamm. Buongiorno e benvenuto dinanzi alle telecamere di Oreca TV. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Quali le prerogative di questa presenza? Perché lei è qui? Sono al SIGEP ormai da quando sono in Italia, perché è la fiera più importante se parliamo di caffè, di gelateria e pasticceria. Ho iniziato un lavoro come testimonial di Lavazza, dove ovviamente abbiamo delle collaborazioni, perché il caffè insieme con il cioccolato è un matrimonio perfetto, anche la maggior parte delle pasticcerie nelle caffetterie. È molto importante anche abbinare il cioccolato a questo caffè. Noi oggi hanno presentato 3 nuove miscele e su queste 3 nuove miscele io ho creato un cioccolatino dove troviamo le stesse note dentro il caffè e anche nel cioccolatino per fare il famoso food pairing. E quindi Lavazza può riuscire ad esprimere attraverso le nuove miscele quanto meglio possibile proprio nell'ambito della pasticceria. Io penso che è un complementare, è importante, perché quando si beve al mattino un buon caffè normalmente viene sempre accompagnato o da un croissant o una cosa dolce. Anche nel pomeriggio, se andiamo in Austria, in Germania, le donne al pomeriggio vanno in pasticceria, in caffetteria, si bevono un cappuccio e mangiano una fetta di torta. Per cui caffè e pasticceria o cioccolato è stato sempre un matrimonio perfetto e deve andare avanti così. Oggi, nel 2019, è anche molto importante andare più dentro nel materiale, capire come è fatto questo caffè, tirare fuori le note e così si possono fare dei abbinamenti veramente azzeccatissimi. Maestro, per chi è dall'altra parte e si occupa appunto di pasticceria a tutto tondo, che consiglio le verrebbe di suggerire per migliorare le proprie performance in ambito caffè? La prima cosa che tutti i pasticceri, anche i cuochi, dovrebbero fare è imparare bene le materie prime. Perché se conosco bene le materie prime, la performance arriva automatico. Purtroppo abbiamo... questo tema è tante volte ancora sottosviluppato. Si leggono le ricette e si fanno. E non si pensa cosa succede durante un processo, una cottura o quando mischia qualcosa. Quando monta la panna succede qualcosa, incorpora l'aria. Uno deve sapere quanta aria può contenere questa panna, perché se monta troppo si smonta, e sono queste piccole cose, non le chiamo neanche segreti, sono cose che un professionista deve sapere per tirare fuori veramente il meglio e poi abbinarlo al caffè o addirittura utilizzare anche lo stesso caffè, perché noi utilizziamo anche caffè Lavazza nei nostri dolci, facciamo torte a base di caffè e cioccolato, facciamo la torta cappuccino, la torta marocchino, trasformiamo la bevanda in torta, in cioccolatino, che funziona veramente molto molto bene. Bene, grazie, ringrazio il maestro Ernest Klamm per questa pillola televisiva allo stand Lavazza e gli consento di salutare gli amici di orecatv.it. Tanti saluti a tutti Oreca TV ascoltatori e un bacio cioccolatoso con un caffè Lavazza, che a questo punto andiamo ad assaggiare. Grazie Ernest. Grazie a lei, buona giornata.